Dopo un pranzo americano con lo dog, eccoci a casa, vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto. Allora, partiamo da Garofalo, assortimento di pasta corta. Questo viene a costare intorno ai 2, in circa 2 euro a pacco. Quindi fate calcolo 12 euro. Ho preso 4-5 euro di cipolle rosse. Scusate la voce. Poi sono dall'Australia, dalla Tasmania, raga, che è l'isola nel sud dell'Australia. Tasmania. Poi abbiamo patate, pure qua, questo pure intorno a 4-5 euro, sacco di patate, circa 2 kg. Poi andiamo, a terra c'è una cassa di acqua San Pellegrino frizzante, viene intorno ai 10-12 euro pure quella là. Poi abbiamo i cornetti vuoti che mia moglie li usa pure per la colazione della pupa, quindi diciamo che una parte di questi poi vengono congelati e nei prossimi giorni mia figlia c'ha intanto la merenda. Poi io ovviamente ho preso grana padano costato 276 yen ogni 100, per 100 grammi di prodotto, siamo sui 2,20 euro ogni 100 grammi, quindi sono in 700 grammi, ho pagato 2077 yen. Costicchia, ma è buono. Questo è salsa di pane, questo è il classico pane col formaggio, cioè sopra ci sta il formaggio e questo è pane americano. Questo pure noi quando è, non è che lo riesco a mangiare tutto quanto, quindi lo congelo questo qua. Poi abbiamo. Qualcuno di voi che ha visto un'altra spesa fatta all'ipermercato americano si ricorda della salsa Biffi? E c'è uno scaffale enorme. Questa è con mascarpone e pomodoro. Ed è buona, buona, davvero buona. Mirtilli, che mia figlia ne va pazza. E vengono dal Messico questi qua. E costano 12 euro sta scatola, eh. Costicchia. Poi ho trovato questi peperoni che posso farli saltare in padella, sono buoni, un po' come i nostri peperoni lunghi, no? Quelli calabresi, però è la paprika, questo tipo di paprika e non c'è sempre, viene dal Canada questo qua. La conversione del genere costa bellezza di 9 euro, 8,50 euro. Poi trova provolone valpadana doc, lo prendo sempre, siamo sui 6 euro per 400 grammi di prodotto, ci sta. E qua c'è il pezzo forte che sono. C'è il classico pollo che prendiamo sempre. C'è lo scontrino qua. Qua dovrebbero essere 2,5 kg di pollo. E questo pollo qua il mercato americano è veramente buono. Poi noi lo puoi spacchettare in quattro, congeli la parte del pollo. Prezzo qualità ne vale la pena. Eccoci qua, prosciutto italiano, fratelli Beretta. Prosciutto, non c'è il fatto che non è possibile vendere prodotti derivati di carne di maiale in Giappone, lavorati e derivati. Quindi prosciutti e salami non si possono vendere all'Italia. Però cosa fa l'ipermercato la Costco? Prende, ha un accordo Beretta, ha un'azienda in America, loro mandano i loro prodotti in America. L'America vengono distribuiti su tutti quanti gli altri ipermercati. In Giappone ce ne sono 21 in tutto il paese, eh? Ce ne sono 21 ipermercati. Questo è buono perché è diviso in tre diverse vaschette, quindi non rischi di dover rovinare. E l'altro l'ho trovato per la prima volta, sarebbe salame quello piccante, che in America viene chiamato peperoni, che sono quelli che a volte viene messo sulla pizza. Ovviamente, da qua il salame piccante calabrese ne passa.
oceano, basta. Però voglio assaggiarlo perché è la prima volta che mi trovo davanti a una cosa del genere. Di solito prendo sempre quello mio, salame Milano o altre cose, quindi diamo una possibilità. E niente, il telefono è appoggiato su una crema che mia moglie la compra perché è adatta per bambine di sopra i 3 mesi. Quindi questa qua ogni volta che nostro figlio o nostra figlia fa il bagno, poi mettiamo questa crema qua. E 2 confezioni di queste qua costano circa intorno ai 7 euro l'una, una cosa del genere. Alla fine della giostra abbiamo speso intorno ai 20.000 yen. Saranno intorno ai 150 euro, credo. Volevo vedere il cambio è 150, quindi è più o meno quella la spesa. Noi andiamo al mercato americano una volta ogni un paio di mesi, più o meno, dipende. Abbiamo fatto un pranzo, l'hot dog è costato tipo 1,10 euro, 1,20 euro l'hot dog. Ci sta 1 euro, all you can drink, Pepsi. Ma quello specchietto per allodole, tipo anche il pollo al forno che costa 5 euro, un pollo intero, lo fanno apposta per attirare i clienti. Poi tu non è che vai solo per comprare solo il pollo, compri altre cose. Quindi diciamo, in linea di massimo questa è la spesa. Ma all'inizio, negli anni passati, eravamo un po' più, no? Ci facevamo prendere la mano, compra quello, compra quell'altro. Adesso stiamo più tranquillo, cioè nel senso che poi man mano che i miei figli diventeranno grandi, poi io farò un discorso, comprerò la carne là, perché ci sono le vasche già con le vaschette già con la carne, ma le vasche sono da chili, 2-3 chili di carne, poi non le consumiamo noi tutto questo tipo di carne. Però quando c'hai i figli più grandi, vanno a scuola, che fanno attività sportiva, quindi mangiano, che ne basta la metà, siamo in 4, quando sarà. Quindi serve un po' più di quantità e la quantità, qualità e prezzo vanno d'accordo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa spesa e cosa secondo voi è costato un po' troppo o un po' meno. Io vi mando un bacio, grazie al tempo che mi dedicate, io lo apprezzo sempre. Ci becchiamo, ragà, un bacio.